Ciao, oggi sto studiando i movimenti delle parti interne su una ballade di Fred Hirsch perché ho comprato un bellissimo libro di cui vi metto la copertina, l'ho trovato in internet, in download, ovviamente a pagamento, e sono tutti i brani di Fred Hirsch tratti dal disco che ha fatto con Norma Wilson in duo. E tra i vari brani c'è questo I Wish, che, anzi A Wish, molto bello. È molto utile per studiare, diciamo, l'armonizzazione della melodia a parti late, a quattro voci, e poi muovere le parti interne. Sono cose che studio spesso sulle ballad. Ho fatto anche qualche video un po' più dettagliato su come arrivo, diciamo, a impostare l'arrangiamento. Ce n'è dunque uno su, mi ricordo, lo dico. Sono andata a guardare su Over the Rainbow, l'ho fatto diversi anni fa, quindi dove ho messo anche lo spartito con l'armonizzazione a quattro voci, poi ho cominciato a muovere le parti interne. E poi ci sono alcuni estratti, per esempio studio Be My Love, che è un altro brano che è molto bello da studiare così, e tra l'altro anche di quello ci sono in internet delle buone trascrizioni di Jarrett, che usa tanto questo approccio quando suona le ballate in piano solo, per esempio nel disco The Melody and the Night in You, quello in piano solo, tutto di ballad. Comunque, un po' l'approccio è quello lì, quindi vi consiglio sia di leggervi tutte le trascrizioni di Jarrett di quel volume lì che si trovano in internet, oppure le potete proprio acquistare il libro sempre in rete, vi arriva anche in cartaceo a casa, proprio della trascrizione di tutto il disco. E poi appunto questo di Fred Hirsch, in cui non ci sono le trascrizioni di tutto l'arrangiamento, i soli, insomma come lui li suona, però ci sono i temi che sono comunque scritti al pianoforte, cioè su doppio pentagramma, quindi sono già parzialmente armonizzati a quattro voci, potete partire da quello. Adesso magari ve ne metto un estratto così vedete che cosa intendo. Insomma, nel video di oggi vi parlo un po' di come sto studiando questo brano. Non lo conoscevo, quindi l'ho sentito, mi sono comprata questo libro perché mi sono innamorata di alcuni brani, Stars, questo qui, A Wish, A Wish, niente, quindi ho deciso di comprare il libro per avere comunque i temi scritti, le sigle, per poter partire da qualcosa per studiare. Però diciamo il capitolo è sempre l'armonizzazione delle melodie a parti late, a quattro voci, quindi distribuite su due mani, per cui ho basso, due voci interne e melodia, quindi parti late, e poi provare a muovere le voci interne per trovare dei controcanti. E quindi vi faccio vedere qualche esempio e chiacchieriamo un po' su come sto lavorando e quali sono, diciamo, i punti di partenza da cui inizio per poi cominciare a improvvisare le voci interne. Allora, ho scritto le sigle del brano, vedete che è un AAB, A ritornellata B, le ho scritte su un foglio giusto per avere solo le sigle, perché lo spartito di Fred Hirsch è uno spartito in cui c'è la melodia alla linea, diciamo alla chiave di violino per la cantante, e poi la parte del pianoforte è già armonizzata come accompagnamento, e quindi non ci serve tanto. Ci servono invece le sigle, il primo lavoro da fare ovviamente è imparare la melodia. E non armonizziamo ancora niente con questa mano, mentre mettiamo con questa solo due note. Solo due note perché abbiamo bisogno di dita libere per muovere le voci, quindi due note per sintetizzare l'accordo. Se ci sono gli accordi a frazione come Sol, Basso, Re, ovviamente il basso rimane e poi si può scegliere di mettere la nota che diciamo la parte superiore della frazione, oppure una delle altre note dell'accordo di Sol, quindi la triade di Sol, Sol, Si, Re, Re al basso, perché lo chiede la frazione, abbiamo o Sol o Si, benissimo. Tutto il resto possiamo usare o i bicordi di quinta, in questo
questo brano funzionano meglio che prima e settima. Prima e settima si può usare abbastanza sulle dominanti. Qui per esempio Mi settima, La settima, Sol basso La. Posso mettere una nota della triade di La, in questo caso ho messo Mi e Sol al basso, perché se avessi messo La veniva un picco così, quindi Mi settima, La settima, Re quinta con la quinta, ritornello. Storto a livello ritmico perché è un po' rubato, è pensato un po' rubato, e quindi ci sono battute da due quarti, però insomma andiamo un po' ad orecchio. Mi Do settima con la settima, fa quinta, Mi settima. Quindi vedete che io sto usando come regola per tutti gli accordi prima e quinta. Se ho dominanti metto prima e settima, se ho frazioni metto basso della frazione, denominatore, numeratore, denominatore, così come sono scritti. Quando, come nel caso di la su sol per dire, sono troppo vicini, scelgo di mettere un'altra nota della triade di La. E più o meno questa è la logica. Faccio il B. Settima, Mi settima, frazione, La diesis al basso, Fa diesis, la parte acuta della frazione. Qui ci sono un po' di accordi, Sol diesis 5, metto la nota che mi manca quassù, una nota dell'accordo che io possa trovare comoda. Una qualsiasi della triade. Perché ho Mi settima, canta la terza, quindi metto l'ottava per forza per avere qualcosa. Qui invece me la posso giocare. Vado direttamente al B. Qui posso mettere, ci sono settime, posso sempre mettere una settima più. Consiglio è cercare di suonare musicali, cioè non ragionate su ogni accordo, provate anche un po' orecchio a buttare le mani e scoprirete che molto spesso fate un po' quello che vi dico, perché viene in maniera abbastanza naturale. Quindi se mettete anche un po' orecchio la nota, questa nota che manca, senza troppa logica, tanto lì in mezzo non è che avete tante possibilità. Quindi come sempre è meglio avere un atteggiamento fluido, quindi non ragionare su ogni cosa, ma lasciare anche un po' alla musicalità qualche scelta, ma assumere un punto di vista. Il punto di vista è le parti late, ed è prima quinta o prima e settima, oppure prima e nota della frazione superiore, sopra melodia, e qui in mezzo tendenzialmente riempite la triade con ciò che manca, o raddoppiate qualcosa, o mettete una nota che vi sembra che possa stare bene a gusto.
Una volta che questa cosa l'avete studiata un po', cominciate a muovere queste due voci. Quando siete liberi, se improvvisasse, adesso io vado anche un po' a caso, ripeto perché non voglio pensare ad ogni nota, però il mio criterio è provo a muovere solo le voci in mezzo, rimangono melodie e basso. Ogni tanto viene da muovere il basso, come per esempio battuta 1, 2, 3, 4, la battuta 5 dove ho La su Re, poi ho Do diesis, semidiminuito, Fa diesis, settima, basso, La, viene un po' da fare magari scendere e può succedere, ma va benissimo. Quindi cominciate a fare degli esperimenti. La melodia a memoria e non la sto leggendo, quindi adesso chiaramente metto tantissima roba, non sarà poi così fitto perché sappiamo bene che se riempiamo di note la tessitura centrale facciamo un po' l'effetto moquette, cioè non c'è più un rilievo, non c'è più una figura centrale, però lo prendiamo come un esercizio che deve essere piacevole e musicale, però deve essere anche di obbligarci a muoverci tanto, quindi chiaramente poi suonando il brano toglieremo questo punto di vista in maniera da non esagerare col movimento delle parti, ma verranno un po' in automatico perché ci sono entrati nelle dita. E quindi continuate a fare questo tipo di esercizio. Ripeto, è bene muovere queste due voci in maniera melodica come se fossero piccole improvvisazioni. Potete anche cercare adesso invece di pensare a il basso quando è possibile, muovere il basso. Non è tanto, come dire, non c'è tanto lavoro da fare perché i movimenti del basso sono già stati stabiliti dalle frazioni di Frédéric, dagli accordi dai polychords, però in alcuni punti magari si può fare qualcosina. Quindi re, do, re, do, re.
fatto. Nella prima riga non si può fare molto, al massimo qualche cromatismo, perché è un pedale di re di fatto la prima riga.